Ciao a tutti, come va? Spero bene. Ragazzi, siccome è da molto tempo che non porto un video sul paranormale, ma voi spesso me li chiedete all'interno dei commenti, oggi ho deciso di fare questo video nel quale vi mostrerò 10 clip all'interno delle quali sono stati avvistati strane creature o esseri molto particolari. C'è chi dice si tratti di avvistamenti alieni, chi di demoni e chi addirittura di Drake. Quindi, se siete facilmente impressionabili, vi consiglio di skippare il video, altrimenti, se vi considerate abbastanza coraggiosi, iniziamo subito il video. La casa nel bosco. In questo primo video siamo con un gruppo di ragazzi che decide di esplorare durante la notte una casa abbandonata, circondata da una boscaglia. Mentre sono intenti a controllare in giro, sentono alcuni strani rumori davvero raccapriccianti. Turn the light on. Sounds like it's in the corner. What the fuck is that? Oh, shit! Which way's the exit? Which way's the exit? Così, spaventati, spengono le luci. Ma quando le riaccendono, scoprono che una stranissima creatura è appostata proprio lì, vicino a loro. Li osserva e produce quei terribili suoni. In preda al panico, scappano via terrorizzati. Un ospite indesiderato. In questa clip siamo in casa di un uomo, il quale durante la notte sente degli strani rumori provenire dal tetto di casa sua, come se qualcuno stesse camminando proprio sulle tegole. Infastidito ed incuriosito, decide di uscire per andare a controllare cosa stia accadendo, pensando probabilmente si trattasse di qualche animale, magari uno scoiattolo. Salendo sul tetto, gli si presenta di fronte una creatura dall'aspetto similumano, che appena l'ha vista si nasconde e fa cadere il proprietario di casa dalla scala per lo spavento. Oh my god! Il macellaio. Hello? Hello? Questo ragazzo si addentra ad esplorare un vecchio magazzino abbandonato, esplorando in giro finché non si imbatte in una strana cella frigorifera. Anche se abbandonato da tempo, la cella sembra ricevere ancora corrente, come si vede appunto dal LED rosso acceso. Ed inoltre, Hello? Il ragazzo sente alcuni colpi provenire dall'interno. Somebody in there? Incuriosito, apre e quello che gli si presenta davanti ha davvero dello straordinario. Cosa sarà quella creatura? Un alieno? Un mostro? Il ragazzo tenta di scappare, ma il video si interrompe con un suo urlo di terrore. Il troll. Un gruppo di ragazzi si aggira tra le impalcature di un cantiere per la ristrutturazione di un ponte. Salendo al livello più alto, girandosi, uno di loro scopre in lontananza una strana figura umanoide. What the fuck? We gotta go, guys. We gotta go. No, it's not a... Non si capisce di che sesso sia. Sembra comunque avere un viso gonfio, quasi tumefatto. Rimane lì immobile a fissarlo. Sembra inoltre stringere un oggetto contundente nella mano destra. Terrorizzato, il primo di loro dà l'allarme e tutti scappano via a gambe levate. Fucking worker. Doesn't look anything like a fucking worker. Just get across the bridge. Poteva forse trattarsi di un troll che viveva proprio sotto quel ponte. Appartati nel bosco. Questa clip è stata girata da una coppietta che si era appartata in una zona sterrata. Questi sentono dei rumori all'esterno dell'auto. Così il guidatore si allerta, credendo ci fosse qualche guardone o malintenzionato. Accende i fari e tra l'erba alta appare uno strano essere. Spaventati, scappano. Ma dopo poco il ragazzo ferma la macchina e decide di andare a controllare cosa fosse quella creatura. Quello che gli si presenta davanti è questo. Secondo voi cosa potrebbe essere? Un extraterrestre? Una strana creatura dei boschi? O magari è solo uno scherzo?
The Rake. Questo video è stato girato da un paio di ragazzi che si addentra ad esplorare durante il giorno una vecchia struttura abbandonata. All'interno sentono degli strani versi. Decidono così di scappare. Riescono ad uscire e pensano di essere al sicuro, ma a quanto pare la cosa li ha seguiti. Holy shit. What is that? Holy shit. What is that? L'ospedale. Quest'uomo, dopo numerose segnalazioni di strani rumori ed avvistamenti nell'ospedale psichiatrico abbandonato del suo paese, decide di andare a controllare. Stranamente o fortunatamente è armato e spara ben due colpi verso quella che sembra essere una creatura davvero strana. Si vede appena, ma si può notare che alla fine si lancia dalla finestra per nascondersi o mettersi in salvo. L'ombra. In questo video vediamo un ragazzo seduto ad una scrivania, ripreso da una telecamera di sorveglianza. La cosa particolare, se non la avete notata, è l'ombra alle sue spalle. Improvvisamente dall'oscurità si palesa. Continuano. Così si fa coraggio, sale lui stesso sul tetto per controllare cosa stia passeggiando sulla sua casa. Ancora una volta la creatura si affaccia per guardarlo. Di cosa potrebbe trattarsi? Questa sembra molto simile ad una che abbiamo già visto in un video precedente. Saranno veri questi video? O si tratta solo di una messa in scena? Il cimitero. Questo ultimo video è stato girato all'interno di un cimitero. Il video è amatoriale e molto velocemente viene inquadrata una tomba in lontananza, dietro la quale appare una creatura davvero strana. Il proprietario del video sostiene che venne girato 10 anni prima della sua pubblicazione, avvenuta di recente. Questo proprio perché riguardandolo si è accorto della presenza della creatura. Molti identificano la creatura con un alieno grigio per alcuni tratti caratteristici, ma altri identificano l'essere con uno spirito maligno che si nutre di sangue e carne dei defunti. Bene, spero che il video sia stato di vostro gradimento. In tal caso ricordate di lasciare un mi piace. Inoltre fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate dei video che vi ho appena mostrato, ed anche se magari avete qualche esperienza personale di avvistamento o se avete addirittura voi stessi registrato qualche strana creatura. Io personalmente sono molto scettico nel credere a queste cose,
Per me la maggioranza di questi video sono semplicemente degli scherzi, dei video fatti appositamente con alcune maschere o effetti speciali aggiunti tramite il computer. Ma voi ricordate comunque di farmi sapere cosa ne pensate al riguardo con un commento qui sotto. Quindi non ci resta altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici. Se vi va aggiungetelo ai preferiti e noi ci vediamo al prossimo video.